trovi ingrassata? No. Vabbè, dimmelo, siamo amiche, sono ingrassata. Sì, se proprio te lo devo dire, sì, sei un po' ingrassata. Ma stai zitta, nana! Ma come fa a venirti da X alla terza? Tu non hai bisogno di un compagno che ti aiuti, hai bisogno di un esorcista. Ho litigato con i miei, non mi fanno venire alla festa stasera. Ma se tu fossi bravo come me, gli italiani poi sarebbero più lascivi. Amore, ma che c'è? Forse sono io, ma tu mi consideri abbastanza bella. Cucciola, ma che dici? Sei stupenda. Amore, sei la più bella di tutte. Ecco, vedi, tu guardi lei. Ma davvero, sai che non mi piacciono quelle belle? Non è difficile. Devi solo credere un po' più in te stesso. Ecco il piccolo lato. Sempre il piccolo lato. Falla in fondo da schiena. Supera il primo, sono umano. Il secondo può scivolo. È tutto il suo splendore. Tira! No! Conta il piccolo lato! Requisita! La mia pallina! C'è la firma lì del Piero! Chi è lei? Il supplente, coraggio, veloce ai posti, veloce ai posti, veloce ai posti! No, no, prof, la scongiuro! La mia pallina, perché non me la dà? C'è la firma lì del Piero! E perché devo subito dimostrare chi comanda? Mao diceva, colpirne uno per educarne 100. E questo vale anche se loro sono meno di 100 e tu, ciccione, sei più di uno. Forza veloci, forza veloci, forza veloci. Ma che belle scarpe, ma ci sono anche da uomo? Usale per andarmi a prendere il registro, hai 73 secondi. E dov'è? Nel cassetto in aula dei professori? 71, 70, 69. Professore, posso avere la mia pallina? C'è la firma di Del Piero. Professore, posso avere la mia pallina? C'è la firma di Del Piero. Ma questo posto è vuoto? Quello è per il suo ego, prof. Con quelle treccine stai veramente bene. Sembri una bambola, voodoo. Non mi ci comandi, ragazze, mi fate piangere. Mi fate piangere. Perché fa ridere, ma anche riflettere. Adesso hai abilità la mia pallina, c'è la firma di Del Piero. Senti, tu. Grazie. Che belli. E io? Se vuole le finisco questo, però. Ma non vorrei approfittarne. Mi dai la mia pallina, c'è la firma di Del Piero. E questa cos'è? Una ciambellina alla crema, professore. Ma parla. Sì, mi chiede di essere mangiata. E come si fa a dirgli di no? È così dolce. Professore, vuole un fazzolettino? Ma tu sei lecchino. No, io volevo solo la... Sì, è lecchino? È la pizzolettina! Bravo, grazie! È la pizzolettina! È la pizzolettina! È la pizzolettina! C'è la pizzolettina, professore! Qui ci vuole un test di lecchinaggio. Per capire se sei veramente un lecchino, devi mostrarci come sai fare la biscerecchina. Se la fai bene, ti do un bel voto sul registro. Ma qui davanti a tutti? Certo. Ma fa schifo. Mamma, sono stomachevole, oddio. Signor professore, prima di produrmi nella memorabile interpretazione della biscia lecchina, è necessaria una premessa. Come tutti sanno, o dovrebbero, la caratteristica peculiare della biscia lecchina è una: la sua lingua melliflua e poliforme, fondamentale... Oh, e fai sta biscia! No, fai sta biscia!
Ma sei una biscia schifosa, ma chi sei? Bava Franco. Bava Franco! Tre. Adesso mi viene un ictus. Ragazzi, ma chi è? Caverna Fabrizio? So io, professore. Tu bestione con quel ciuffone, saprai senz'altro mostrarmi in 7 secondi un muflone ciuffone. Cosa? 5? 4, 3, 2, 1! Dio muflone! Levate! Dio muflone! Più ciuffone! Schiaffi, schiaffi, ciuffone, ciuffone! Adesso, adesso, quel muflone ciuffone! Bravo, applausi! Silenzio! Ma dove credete di essere? Seduti! In piedi! Vergogna! Caverna Fabrizio. Nove. Nove. Professore, lascia lì. Non so neanche che forma abbia nove. Professore, posso venire volontario? Certo, tesoro. Allora, allora. Scusa, ma tu non partecipi all'interrogazione? No. E cosa stai facendo? Sto scrivendo. E cosa stai scrivendo? Una poesia. Una poesia! E posso averla? No. Allora, guarda che io sono sicuro che... ci scappa una bella cosa, eh? Allora, posso averla, sì o no? Ci avrei scritto, ma dai, studiare. Dai. Vabbè, adesso no. No. E dagli sto diario prima che tira fuori un Kalashnikov e ci stermina tutti. No, no! Se do il diario, mi dà la pallina! C'è la firma di Del Piero! No! Attenzione, attenzione! A tutta la classe! L'ordine difendere la poetessa che dice no e attaccare lui! Ai più valorosi, splendidi voti sul registro! No! Tirate, tirate! Ma cosa volete farti con un quaderno? Tiratevi un vocabolario, un banco! Una miscelettina! Tira, tira, tira! Dan, 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 dan. Tirate roba! Adesso scuotere, scuotere! Dan, 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 dan. Scuotere l'armadio! Dan, 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 dan. Ma cosa fate? Casa da fragile! Fragile come tutte le cose belle! Scusi, e lei chi è? No, Bravo! La mia pallina! Ha firmato da Del Piero! Scusate ragazzi, la nostalgia. È che io sto sempre solo con gli adulti. E li vedo così delusi, così spaventati. Così lontani dal loro posto e pensano così male della vita.
E anch'io. E non è colpa di nessuno. E io come faccio a crescere? Come faccio a essere meglio di così? E perché quando alzo la testa è un pensiero che mi piace. Intero. Perché può essere solo un pensiero da ragazzino? Mi sembra una tragedia. Sì, che è una tragedia. Con loro c'è il presidente in persona. È arrivato dalla Cina. Nel mio studio c'è il presidente Yu Ling. E lo sa com'è permaloso. Ho offerto degli aperitivi? Ah, saranno già in comedico. Signori, buongiorno. Scusate il ritardo, eh. Buongiorno. Buongiorno, saluti, saluti, saluti. Signor Presidente, è davvero un grandissimo onore per me averla qui. Grazie. Iniziamo subito la presentazione. Signor Presidente, mi scusi. Il ritardo. Iniziamo subito, signor Presidente. So che pochissimo tempo. Allora. Allora, articolo 1, 2, 3, 4, signor Presidente. Vuole leggere, prego. Firmata da Del Piero, faccio tutto quello che vuole. Vuole che faccia il pesce palla inseguitore? Facciamo il pesce palla inseguitore. Questo è il pesce palla. Vuole che faccia il coniglione ballerino? Facciamolo. Devo essere entrato in una dimensione parallela. Vuole che faccia il fuco fringuellino? Facciamolo. Forse adesso. Oh, è caduta in strada, fuoco fringuellino, vallo a prendere. Bene, lui prende la pallina e noi ci barrichiamo dentro. Signori, scusate, è un piccolo gioco, sono ragazzi. Sarà anche colpa degli insegnanti. Signor Presidente. La palla è firmata da Del Piero. Sì. Veramente? Sì, sì. Posso averla? Il ragazzino di prima ci tiene moltissimo. Sono sicuro che ci scappa una bella cosa. Allora posso averla sì o no? No. Non c'è la epica.